Mi chiamo Marina e credo nell'amore. L'altra sera ho fatto tardi al lavoro e alla fine sono tornata a casa alle 9. Giorgio stava incazzato nero. Non ci credeva che mi fossi trattenuta al lavoro, pensava che fossi stata con altro. Allora, appena aperto la porta, PAH! Ha tirato un ceffone dritto dritto in faccia. Mi ha fatto male. Però è fatto così lui, è il carattere suo. Stava pure un po' nervoso. E poi è stata anche un po' colpa mia, quindi alla fine mi ha chiesto scusa. Mi ha portato un mazzo di rose, grosso così, e mi ha promesso che non rifaceva più. Certo, con quelle manone ogni volta so dolori. Io comunque il lavoro l'ho lasciato, così non si dispiace. Mi chiamo Marina. Mio marito mi mette le mani addosso. Se mi trucco troppo, un ceffone. Se mi vesto bene, un ceffone. Che se lo faccio per lui. La mattina spero sempre che non si sveglia storto, perché sennò so dolori. Non me l'ero immaginato così. Durante l'ennesima scenata, Giorgio mi ha preso a calci, mi ha buttato per terra e l'ultima cosa che mi ricordo era che in mano aveva un coltello. Il resto ve lo lascio immaginare. Mi chiamo Marina, ho 25 anni e li avrò per sempre, perché sono morta. Ora sto bene, non sono sola, no. Sono tantissime quassù le ragazze che hanno fatto la mia stessa fine. Siamo tantissime, però stiamo bene. Perché qua non ci trattano mica come ci trattavano laggiù. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Quello vero, però. Quello che non ti fa star male. Quello che non ti uccide. Quello che non potrò provare mai più. Ragazzi, il filmato che appena abbiamo visto ci dà numerosi spunti di riflessione sulla parità dei sessi e la violenza sulle donne. Cosa ne pensate? Appunto, prof, voi parlate di rispetto, ma quale rispetto hanno i uomini? Luigi, mentre stavo vedendo il filmato, mi ha chiamato vacca. Le pare giusto? Io quando mi sento chiamare vacca divento una bestia, è una cosa che proprio non sopporto. Ha cominciato prima lei, mi ha chiamato bisonte, guardatela, sta facendo la sceneggiata. Lo sapete mo che faccio? La boffi mazzate veramente, così a motivo di piangere. Ragazzi, abbassiamo i toni e cerchiamo di non alzare le mani. Non vi state rendendo conto, ma state ripetendo gli stessi errori del filmato. Vi state mancando di rispetto e vi state minacciando. Pensate di risolvere la situazione usando la violenza o usando la testa? Avete ragione, prof. Non bisogna mai usare la violenza sulle donne. Lo dice anche mia madre, che le donne non vanno toccate neanche con un fiore. Ma perché si ne fermano tu? Smettila, cretino. Ragazzi, qui c'è solo rabbia e rancore. Caterina, che ne dici? Facciamo un sequel time? Sì. Ragazzi, è un metodo nuovo per migliorare il dialogo tra di voi. Adesso ci disponiamo in cerchio e vedrete. Caterina, prendi le carte. Diamo una carta ad ognuno di loro. Ragazzi, iniziamo. Mary, leggi la tua carta. Sì. La lingua è peggio di una spada che ferisce l'amico all'amica? Ti è mai capitato? Sì. Mi è capitato di essere ferita. Avevo 6 anni ed ero un po' grassottella, così mangiai velocemente il mio panino. Avevo ancora fame e mia madre me ne diede un pezzo del suo.
ricordo il compagno di mia madre che mi chiamò Vacca. Mi diede un pugno sul naso. Fece tanto male. Uscì sangue dal naso, ma quella parola fece più male del pugno. E oggi, risentendola, si è aperta una ferita che mai si è cicatrizzata. E non permetto a nessuno di offendermi e farmi del male. Sia ben chiaro. Luigi, leggi la tua carta. Per essere rispettato devi alzare le mani, ti sembra giusto? No, non mi sembra giusto alzare le mani, ma alzare la voce e difendermi sì. Spesso i miei compagni mi prendono in giro chiamandomi polpettone. Io mi arrabbio e divento aggressivo perché voglio più rispetto da parte loro. Mi considerano un bullo, ma io sono solo un ragazzo che vuole amici sinceri con cui parlare, giocare e scherzare. Noi tutti ti abbiamo sempre accolto, ma tu non sei stato sempre corretto. Sei un pettegolo e stai in mezzo a tutte quante le cose, ti devi fare i fatti tuoi. Sì, non sei corretto. Luigi non sa giocare, ci fai male perché hai le mani pesanti. Ieri, quando stavamo uscendo, mi hai dato una spinta e per poco non mi cadevano gli occhiali. E che modi sono questi? A volte sono deficiente. A me invece ti ha tirato i capelli, ma chi ti credi di essere? Majin Buu. A me invece l'ho messo lo sgambetto, per poco non mi rompevo l'osso del collo. Credi di farmi un complimento chiamandomi scalda dello pugliese? Ma guardate allo specchio sto panzerotto napoletano. Ragazzi, state esagerando con tutte queste offese, tutti contro uno, ma dove vogliamo arrivare? Dovete dargli quelle importanze e quelle attenzioni che vi chiede a modo suo. Quindi vi chiedo una cosa, rispetto per tutti e tutti. Caterina, prendi i fogliettini colorati, il rosa e il celeste. Caterina, prendi il fogliettino rosa, lo dai a Luigi, e il fogliettino celeste a Mary. Ognuno di voi dovrà scrivere al compagno o alla compagna la frase più bella che vorrebbe sentirsi. Ragazzi, avete scritto i fogliettini, ora ve li scambiate. Luigi, leggi cosa ti ha scritto Mary. Luigi, da oggi sarai mio amico. Mary, leggi tu.